Ciao a tutti, oggi vi voglio presentare la grande novità della Silhouette che è la Curio. Io era da tanto che guardavo le presentazioni sul sito della Silhouette e oggi vi faccio vedere cosa contiene la scatola e vi spiego un attimino per quello che ho visto. Però ve lo dico subito, è bellissima e non vedo l'ora che arrivi anche la mia. Allora, questa è la scatola. Ora apriamo. Allora, per prima cosa abbiamo questi sono i tappetini. Ah, questa qui fa taglia e fa anche l'embossing in rilievo, è bellissimo. Allora abbiamo questo tappetino che è il tappeto per tagliare ed è piccolino. Questi sono quelli che sono in dotazione, ma so che sono anche, ce ne sono anche di più grandini. Questo si toglie la solita pellicola come avevamo nell'altro, nella Silhouette. Poi abbiamo questa per l'embossing, vedete? Questa che ha una gomma. Dobbiamo togliere questa protezione qua. Adesso la faccio vedere. Questa. E qui ci posizioniamo la nostra carta. È appena appena un po' ha un po' di colla. Poi abbiamo questi che sono gli strati da mettere nel tappeto scorrevole, poi ve lo faccio vedere. E serve perché questa macchina può tagliare anche del materiale. Nella guida dice 2 mm, io nel sito ho visto anche 5 mm, poi questo è tutto da verificare. Comunque, secondo la nostra altezza, il nostro materiale, dobbiamo aggiungere o togliere uno di questi. Poi abbiamo, ecco, questo è il tappetino scorrevole che vi dicevo. Poi dopo vi faccio vedere anche come metterlo e in questo posto qua andrebbero messi i nostri tappetini in questo modo qua. Poi una volta messi si blocca con queste guide qua. Adesso io ve ne ho fatto mettere uno, però qui sono tre. Poi lo tolgo. Poi abbiamo la macchina. Prima vi faccio vedere questo, che questo è il nostro libretto delle istruzioni. Poi c'è la card che possiamo scaricarci gratis i disegni. Poi abbiamo il CD che è essenziale perché in questo CD ci sono le due icone che ci servono per la Curio. Quindi va installato questo, verrà sovrascritto se avete quello della Silhouette, però tranquilli, non vi porta via nessun file, vi sovrascrive e vi aggiunge le due icone che servono per la Silhouette. Poi abbiamo queste che c'è una guida di bloccaggio, così ho letto nella guida, e queste sono per fissare l'imbossatura. Poi vedremo quello che serve veramente. Poi abbiamo questi che sono delle guide di riserva. Vedete? E infine abbiamo le lame. Allora, qui dentro abbiamo
la lama solita che troviamo anche nella Cameo, e questo per spostarci da un numero all'altro. Se vi ricordate, era anche nella Cameo. Poi ci sono queste due che sono per l'embossing, uno fine e uno più grosso. Non so se le vedete. Dovete sapere che questa macchina va anche con due accessori contemporaneamente. Possiamo mettere embossare e tagliare, oppure possiamo mettere una penna che scrive e l'altra magari embossa, o viceversa, o taglia, come si può fare, come volete. Ora vi faccio vedere un attimo così e vi farò vedere come tagliare solo, poi nei prossimi giorni vi farò altri video specifici. Ora prendo fuori la macchina. Qui logicamente ci sono i cavi, e quelli sono uguali a quelli della Silhouette. Appoggio una. E questa è la nostra macchina. Ecco qua. Questa si aprirà così. Vedete, abbiamo due guide per metterci due penne, o due, una penna e una lama, come volete. Vedete il portalame, vedete? Il carrellino andrà infilato in questa maniera qua, con la freccia verso in su. Una volta che abbiamo messo il nostro tappetino, si porterà alla fine e si inizierà, si attaccherà la macchina. Abbiamo un braccio estensibile in modo che la macchina stia più ferma. Poi vi farò vedere come fare. E avremo da questa parte di qua, allora qui ci va il cavo per la luce, e questo il cavo dell'USB che va attaccato al computer. Poi qui abbiamo l'accensione, questo è per mettere in, no, l'accensione, scusate, questo. Poi qui abbiamo per togliere il tappetino per scaricare, e questo è per mettere in pausa. Per mettere in pausa abbiamo, si accenderà una lucina gialla e lampeggerà. Quando riclicchiamo dobbiamo aspettare, così ho letto, che la lucina gialla si spenga e riniziare il lavoro. Oppure, se vogliamo mettere in pausa e annullare il lavoro, non facciamo altro che spingere questo. Ok, di questo spero di avervi detto tutto. Ora vi faccio vedere, vi farò vedere il software, come è cambiato, cioè le due icone che mi ho aggiunto, perché io l'ho già fatto l'aggiornamento, e poi vi farò vedere a tagliare una piccola cosa. Però dobbiamo andare nell'altra postazione. Ed eccoci qua nel software. Io ho già fatto l'installazione del CD e come vedete mi ha aggiunto queste due icone qua. E non vi preoccupate, perché se andate a vedere nella vostra libreria, se avevate il software della Silhouette, non vi ha tolto assolutamente nulla. I vostri file sono ancora tutti qui, vi ha solo aggiornato mettendo queste due icone qua. Bene, ora dobbiamo, intanto ci scegliamo un disegno, e io scelgo questo, tanto per farvi vedere, quindi una cosa veloce. Però questo tappetino qui non va bene, perché è per la Cameo, quindi dobbiamo settare tutto. Andiamo prima di tutto nella pagina, nelle impostazioni pagina, e mettiamo automatico curio.
Ma non basta, perché se vedete, se io ora do il taglio così, imposto il taglio, per esempio, cartone, e avevo messo come lama, pressione lama 8, numero 8, adesso. E 8, metto uno spessore di 24 e do invio silhouette. Vedete, mi apre questo messaggio dove dice: la base di taglio è troppo ampia per essere usata con il dispositivo silhouette specificato. Seleziona una base di taglio compatibile e riprova. Faccio ok. Perché questo? Perché noi nella impostazione pagina dobbiamo andare a cambiare anche il foglio portante, quindi questa icona qua, e dobbiamo cercarci Curio Taglia. Io ho quella più piccola, quindi facciamo 8,5x6 inch. E vedete, mi ha messo il tappetino della Curio. Ora io ho già impostato, dovrei impostare il taglio, quindi io ho messo cartone e ho messo una lama 8. Poi vedete qui cambia anche questa, perché se a secondo di quello che volete fare c'è il pezzo. Poi c'è lo strumento puntinatura, che poi vi farò vedere in un altro video, lo strumento incisione in rilievo largo e in rilievo sottile, e poi ci sono queste diverse lame che saranno comunque in vendita separatamente, e questa è la nostra lama che abbiamo. Poi cosa dobbiamo fare altro? Andare in quest'icona qua, mettere livellatura, perché noi dobbiamo fare un taglio, e rilievo e livellatura apriamo, dobbiamo mettere off perché appunto dobbiamo fare solo un taglio. Ora se accendo la mia silhouette, vedete, mi dice pronto. Io fatto questo, quando ho messo impostazione taglio, dovrò dare invia silhouette, però questo ve lo faccio vedere dall'altra parte, perché adesso andiamo a mettere il tappetino, e una volta fatto tutto dovremo dare invia silhouette, ma dobbiamo preparare la macchina. Nell'altra postazione, per farvi vedere un piccolo taglio, come va posizionato il tappetino e via di seguito. Quindi attacchiamo la macchina con il suo cavo, uno per il computer e uno per la luce. Ok. Ora apriamo e abbiamo detto che facciamo un taglio solo per questa volta, quindi io ho già messo nel numero 8, come avevo spiegato, non so se si vede, come avevo spiegato nel video del software, e lo andiamo a mettere nel primo, in quello rosso. Ora metto il tappetino, quello scorrevole, così. Vi ricordate, ho detto dalla freccia, così. Poi inseriamo i nostri quadrati. Io li inserisco tutti in una volta, così
Quindi dobbiamo avere queste due questi due passi che vanno qua. E lo mettiamo nelle nostre guide, così e così. Siccome io ho detto che farò un taglio, metterò questo cartoncino, questo tappetino qui, perché dovrò tagliare questo cartone e vi assicuro che io con la camea questo non lo tagliavo. Quindi inserisco anche questo. Blocco tolgo la mia protezione metto il mio foglio il mio cartoncino dobbiamo portare il carrellino in fondo accendiamo e facciamo avvia e ci avvia il nostro taglio. Questa è molto più silenziosa della cameo. Ora ha finito, dobbiamo cliccare le due frecce, vi ricordate, per fare uscire, scusate, e scarichiamo e vedete che ha tagliato e vi assicuro che con la cameo questo non mi avrebbe tagliato, vedete? Ha tagliato tutti i punti, vedete? Bene, io spero di essere stata chiara in questo video e dovrò fare anch'io delle prove perché anche per me è nuovissima, quindi nei prossimi giorni farò anche vedere come imbossa o come fare anche una puntinatura che io ho visto nei video ed è bellissima. Per ora vi saluto, per qualsiasi informazione mandatemi un'email oppure scrivete nel box in fondo. Comunque io spero che questa macchina vi piaccia come piace a me, perché è veramente veramente favolosa. E ciao al prossimo video!